Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Siamo qua nel mio secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Oggi per fare un video super richiesto da voi, le mie colazioni preferite di questo periodo. E veramente le adoro tantissimo. Vi ho fatto il video poco tempo fa di cosa mangio in una settimana e vi avevo promesso che vi avrei fatto questo video. Quindi eccoci qua, finalmente vi faccio vedere 5 colazioni sane e leggere. Per stare in forma. Poi ogni tanto ci sta che uno va al bar a mangiare il cornetto, la graffa, va bene. Però almeno quando siamo a casa è preferibile fare sempre un'ottima colazione abbondante, però molto sana, come queste che vi farò vedere. Ci tengo a precisare che io ne faccio veramente tantissime di colazioni, quindi queste sono semplicemente 5, però ne faccio tante. Magari se mi lasciate tanti like, se vi piace questo tipo di video, ve ne posso fare anche altre tranquillamente. Ad esempio, un esempio di colazione anche molto fresca, adatta per l'estate, è il gelato che vi ho fatto, quello là con lo yogurt light, il frozen yogurt. Quello è un esempio di colazione completa, perché comunque c'è lo yogurt, c'è la frutta, c'è tutto. Però non ve l'ho fatto vedere in questo video perché comunque era una ripetizione, vi ho fatto il video dedicato, ho detto vabbè. La colazione la inizio sempre con un bicchiere di acqua calda con succo di limone, che purifica l'organismo e aiuta a mantenere il peso corporeo. Quindi iniziamo subito e buona colazione. Tutte le mie colazioni iniziano sempre così, con un bel bicchierone. Buongiorno! Iniziamo con la mia colazione preferita, che per quanto mi riguarda, estate o inverno, è sempre questa, ovvero i pancake. Tu che vuoi? Ho già fatto questo mio super big pancake cicciottoso, che è sempre la stessa ricetta, quella con la farina di riso. Andate a vedere il video e ve li lascio tutti i video utili nel box informazione. Adesso lo vado a condire con yogurt greco, in cui ho messo un po' di stevia, farina di cocco e gocce di cioccolato fondente, perché io amo fare la colazione da regina. Praticamente già nello yogurt avevo aggiunto un po' di farina di cocco e un po' di truvia, così è venuto praticamente uno yogurt al cocco senza zucchero, naturale, buonissimo, facendo così per una versione light. E poi ci metto un'altra spolveratina di farina di cocco, che cade un po' dappertutto. Tutto mio, buon appetito! E vicino berrò una tazza di tè verde. Yummy, buona colazione! Oggi colazione salata, visto che me lo chiedete sempre, vi faccio vedere un mio esempio di colazione salata. Però ci vuole un bello stomaco, sono cosciente, non da fare proprio alle 7 di mattina. E magari adesso che sera ci svegliamo un po' più tardi, io mangerò questi qua, che sono praticamente uova strapazzate però light, cioè principalmente sono albumi strapazzati e soltanto un tuorlo. E poi per farlo diventare più rosso io ci metto sopra un po' di curcuma. La curcuma, che è anche perché è un antinfiammatorio naturale e che dà sia colore sia è anche molto molto utile. Ogni tanto mettetela nei piatti. Proprio poco sale rosa e un po' di pepe. Sarebbe stato meglio al naturale, però un pizzichino. Vicino fette biscottate integrali, due, che nel dettaglio sono queste qua, che sono praticamente naturali, senza zucchero, senza olio di palma. Sì, sì, praticamente sì. Mangerò anche questo qua come ulteriore fonte di proteine. Avrei potuto mangiare uno yogurt greco, ma visto che questo qua è in scadenza, mangio questo. E ve lo straconsiglio, si trova, io lo compro al supermercato ed è buonissimo anche rispetto ai fiocchi di latte, quelli più famosi, questi qua della marca Exquisa, che praticamente hanno un basso contenuto di grassi, sono molto molto naturali e molto dietetici, quindi mangerò anche tutto questo. E poi bevo questa qua, questa è una bella questa è una bella giara piena di tè verde, che io praticamente che faccio? Per berne di più metto due bustine e mi faccio una giarretta, così me lo bevo, tipo anche finisco la colazione, si fa anche freddo, me lo continuo a bere nel corso della mattinata. E come tè verde questo qua, tè verde biologico naturale. Buon appetito! Buon
giorno, oggi è un altro giorno. Oggi ho deciso di mangiare queste cose che adesso andrò a comporre. Quindi vi faccio vedere com'è da così. Ma stai un po' zitta sempre nei miei video, devi venire. Scornacchiate. Vado a creare praticamente una cremina al cacao, aggiungendo il cacao allo yogurt greco. E ci metto anche un po' di latte di soia, appunto per renderlo un po' più morbido e cremoso. Un po' più morbido e cremoso, scusate. Ma il mio cane è molto... scatole. Ecco, così. Mescolo bene bene e vado a dolcificare io con la Truvia. Zero calorie. È ottima, io dolcifico tutto così. Eccola qua, un altro modo di mangiare lo yogurt greco al cioccolato. Vi feci vedere già questa cosa in un video precedente, quello della torta pinguì, se non erro, fatta in casa. È buonissimo, adesso vado a spalmarlo sulle gallette di riso. Ed ecco la mia colazione. Allora, quindi ho messo le gallette di riso, che è l'unico modo in cui mangio io le gallette di riso, perché con il salato non mi piace, quindi solo col dolce le preferisco. Comunque, se non avete le gallette, anche le fette biscottate, spesso lo faccio anche con le fette biscottate integrali. Sopra la mia cremina al cacao con lo yogurt greco e le pere e le noci, perché sapete che l'accoppiata pere e noci io l'adoro, è fantastica. La frutta secca la mattina ci sta perché sono grassi buoni che fanno bene, evitano gli attacchi di fame durante il giorno, quindi è una colazione completa perché c'è tutto. Un'altra peretta la mangerò così e... a volte questa qua la faccio anche con frutta diversa, sia fresca che secca. Ad esempio ci metto le mandorle, ci metto le fragole, insomma potete fare come volete. È un modo diverso di mangiare lo yogurt, insomma più particolare. E qua la restante cremina, bella, tutta gnec gnec, buonissima, al cacao, dove ci ho messo anche un po' di noci sopra che diventa ancora più buona. Un cappuccino che è tutto strabordato fuori in questo mega bicchierone, sempre dolcificato con la Truvia. E basta, sono pronta per mangiare, buon appetito! Colazione con la mia torta di mele light in padella pronta in 5 minuti, di cui vi ho fatto il video. Adesso praticamente mi trovo con questo pancake gigante che vado a comporre, quindi io li sovrappongo come vi ho fatto vedere nel video. Questa è una delle mie ricette preferite. Alla fine sì, lo so, è sempre un pancake, ma la cosa migliore è straconsigliato di mangiare le uova la mattina, comunque sono ottime, soprattutto se vi allenate, perché comunque contengono molte proteine e praticamente sono senza grassi. Eccolo qua. Qua praticamente ci ho messo la mia cremina fatta con lo yogurt di soia e la cannella, proprio come vi feci vedere nel video, torta di mele. Qua ho fatto il cappuccino freddo, che a me si monta lo stesso, con latte di soia naturale e una spezzatina di caffè. Yummy! Buongiorno, ecco qua, colazione salata. Ho cercato di alternare colazioni dolci e salate perché mi avete chiesto di variare, quindi di vedere anche salata. Vi faccio vedere l'avocado toast, che è ottimo, si farebbe con tipo il pan carré, comunque la fetta di pane. Io invece ho questa variante, questo è il panino, quello là integrale, lo apro in due e faccio l'avocado, il panino avocado toast, insomma chiamatelo come lo volete. Qua ho schiacciato l'avocado, ci ho messo un po' di sale rosa e un po' di pepe e un po' di limone se lo gradite. Ecco qui, faccio tostare il mio pane direttamente in una padella antiaderente, senza olio, senza nulla, pochi secondi, e faccio anche le uova bio. Ed eccolo qua, il mio avocado panino toast. Praticamente ci ho versato la cremina di avocado e le uova sopra. Yummy yummy, questa è una super colazione, buonissima. Cioè, mentre lo mangiate diventa una goduria, provatelo, la fine del mondo, credetemi.
Ragazze, spero che il video delle mie colazioni vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qual è stata la vostra colazione preferita, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ne fate altre, voi potete dare magari qualche suggerimento voi a me. Vi aspetto con tanti tanti like se vi è piaciuto questo video, così magari ve ne faccio subito un altro con tante altre colazioni, merende. Ho voluto mettere, avete visto, dolce e salato, così per accontentarvi. Spero che vi abbia fatto piacere. Ciao!